Si è conclusa con il trofeo delle province un'intensa settimana che ha visto Martina Franca, capitale del basket pugliese e non solo. Prima un convegno sulla figura dell'arbitro con il commissioner CIA Luigi La Monica, quindi la prima delle tre scuole arbitrali nazionali, con partecipazione dell'intero Sud Italia, spazio alla formazione degli arbitri ma anche a quella dei giovanissimi cestisti con il trofeo delle province per la classe 2011 maschile. Una settimana che ha visto coinvolti tutti, i giovani atleti, gli arbitri e i dirigenti. Abbiamo cominciato con un convegno dedicato alla figura dell'arbitro e le prospettive di cambiamento che questa figura avrà nel basket del futuro. E poi 4 giorni di scuola arbitrale per il Sud Italia con arbitri provenienti da tutte le regioni meridionali e ben 9 nostri ragazzi, perché hai 4 arbitri di serie C convocati dal CIA nazionale, abbiamo aggiunto 5, uno per ogni provincia, ragazzi che arbitrano in serie D. Poi c'è stata la chiusura agonistica dedicata ai 2011 con il trofeo delle province, ma nel mezzo anche l'incontro con i dirigenti delle società per parlare delle novità regolamentari che entreranno in vigore nella prossima stagione, quindi svincolo, tesseramenti e safeguarding. È andata alla squadra della provincia di Bari la simbolica vittoria nel trofeo delle province che funge da spartiacque fra le sedute provinciali e l'attività regionale. Subito una prima verifica per l'annata 2011 con la seconda edizione della Puglia Basket Cup. È l'evento conclusivo del lavoro fatto nelle province, per il quale ringrazio tutti i collaboratori che si sono prodigati nelle varie province: Giovanni Rubino di Foggia, Giovanni Rubino di Brindisi, Nico Valzani con Giancarlo D'Avossa sulla provincia di Taranto, Benedetto Perrone sulla provincia di Lecce e Pasquale Scocimarro per la BAT, nonché tutti i giovani allenatori che abbiamo coinvolto in questo progetto, che è comunque un progetto di crescita, oltre che per i giocatori, anche per le altre componenti come allenatori, arbitri, preparatori fisici della nostra regione. I riscontri avuti oggi sono stati veramente di grande qualità, si sono viste delle belle partite, abbiamo avuto l'occasione di vedere giocare 60 ragazzi della regione. E c'è stato veramente un buonissimo lavoro da parte di tutti, che è un ottimo viatico per quella che è l'attività regionale che inizierà adesso con il torneo dal 20 al 23 giugno, organizzato in collaborazione con Caroli Hotels in quel di Ugento.